Ciao a tutti, oggi ci troviamo nel villaggio di Ka, nel nord della Bekaa, dove Terre des Hommes è uno dei 6 centri in cui i bambini ricevono un sostegno e supporto psicosociale. A pochi chilometri di distanza da Ka sorge il distretto di Masharia El Ka, dove vivono all'interno di questo distretto all'incirca 30.000 profughi siriani. In seguito all'attentato, il pluriattentato di cui Ka è rimasta vittima nel mese di giugno, le autorità libanesi e la municipalità hanno emesso una serie di misure che hanno ristretto in modo molto pesante la libertà di movimento e di spostamento da parte dei profughi che vivono all'interno di Masharia El Ka. Questo significa che i bambini dai 12 anni in su non possono più partecipare alle nostre attività nel centro di Ka. Per cui è nata l'idea con WISP di fornire i nostri volontari che possono entrare all'interno di Masharia El Ka con un ludobus attraverso il quale potranno appunto svolgere le attività che tendenzialmente svolgiamo all'interno del nostro centro. Ora chiederemo ad Adele, che è la nostra operatrice, è stata una delle prime ad avere accesso a Masharia El Ka, qual è la situazione all'interno di Masharia El Ka e soprattutto come ludobus potrà aiutare i bambini che vivono all'interno di Masharia El Ka. Andiamo. Allora, se siamo qui con Adele, che è stata una delle prime ad avere accesso a Masharia El Ka, e chiederemo a lei qual è la situazione che ha trovato. Fa Adele, entriamo in Albanese e tutti Masharia El Ka. Shuhi El Wadahni. المشاريع الآن في احتياجات كتير في نقص كتير خصوصا وقت صار في نزوح في نقص بالمواد بالموارد مثل الطبابة مثل الأدوية المزمنة مثل اللقاحات مثل التعليم في منظمة بتقدم خدمات حياتية من مي خزانات وجوار صحية نحن من دورنا نحن بدنا نقدم دعم نفسي اجتماعي للاطفال ولاهلهم يضلوا مكفيين عم يقاوموا الحياه الصعبه اللي عم يعيشوها عن جنين. Quindi Adele ci sta dicendo che all'interno di Masharia El Ka le altre organizzazioni hanno difficilmente accesso e infatti Terre des Hommes è una delle poche organizzazioni che ha ricevuto il permesso di accedere a Masharia El Ka da parte delle autorità libanesi. E la situazione che ha trovato all'interno di Masharia El Ka è drammatica perché i rifugiati che vivono all'interno non hanno accesso ai servizi di prima necessità, come servizi sanitari, poi anche le condizioni di wash e shelter non sono le migliori, non hanno accesso neanche all'istruzione e quindi questi sono i principali problemi all'interno di Masharia El Ka. Siamo qui con Jalal, che è il nostro Community Empowerment Officer, il quale adesso ci dirà quali sono i benefici che la Mobile Uni, cioè l'Udubus, con il contributo di WISP, apporterà ai rifugiati che vivono all'interno di Masharia El Ka. So Jalal, shuhi ahamiyat la Mobile Uni di Masharia El Ka? Ahamiyat Mobile Uni di Masharia El Ka, hiya hatsahilna kteer l'amal داخل المشاريع اللي نقدر نستهدف المراهقين والامهات لانهم لاسباب معينه ما بيقدروا يظهروا مرات المشاريع، هيك نحن بنكون عم نقدر نغطيهم داخل المشاريع ونعطيهم الدعم النفسي الاجتماعي اللي نحن بنغطيه بمراكزنا. Jalal ci sta dicendo che i benefici dell'Udbus saranno molti, poiché come vi dicevo anche prima, i bambini dai 12 anni in su non possono uscire da Masharia El Ka, per cui il ludobus, una volta che sarà operativo, grazie a questo ludobus appunto il nostro staff potrà implementare quelle attività che tendenzialmente vengono svolte all'interno dei nostri centri, quindi lo scopo è quello di raggiungere il maggior numero di adolescenti e di ragazzi possibile all'interno di Masharia El Ka.